vie cittadine e tratti di scogliera più sicuri con il reclutamento di nuovi vigili urbani e la sorveglianza attenta dei bagnini. Resta però caotica la situazione di viabilità durante i fine settimana, mentre qualcuno esprime le proprie perplessità per il posizionamento delle unità di salvataggio nel tratto della Forza dei Serpenti dove vige il divieto d'accesso. L'esercito italiano fa tappa in Piazza Castello, un incontro informale tra giovani caporali e giovani aspiranti per illustrare le opportunità di lavoro dell'esercito italiano. Per la pagina dello spettacolo, balli e coreografie con l'evento Ballando sotto il castello organizzato dalla Butterfly Dance e la manifestazione Amen dedicata ad Aldo Mazzarino. Ai nostri microfoni le interviste agli artisti partecipanti. Buona giornata e benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di TGAC Castello. Dunque, come avete sentito dai nostri titoli, bagni più sicuri nelle coste castellesi, ma attenzione, grazie infatti ad una segnalazione dei nostri telespettatori abbiamo notato che i bagnini sono posizionati nel tratto di scogliera dove vige il divieto di accesso. È andata per noi a fare una perlustrazione Elisa Petrillo. È entrata nel vivo la stagione balneare di Aci Castello. In questo momento ci troviamo nella piazza principale. Una bellissima giornata di sole, ne stanno approfittando tanti bagnanti che in questo momento stanno assaporando questo bellissimo scorcio di mare. Da qualche settimana è stato anche istituito il servizio con la presenza dei bagnini che vigilano appunto sulla sicurezza dei bagnanti. E proprio su questo vogliamo concentrare l'attenzione, perché su segnalazione di alcuni nostri telespettatori è stata evidenziata un'anomalia che vi mostriamo subito. Seguitemi. Vedete, qui c'è un segnale del comune nel quale è scritto: balneazione non sicura per mancanza di apposito servizio di salvataggio. Si tratta anche dell'unico accesso al mare, però l'anomalia consiste nel fatto che qui mancano proprio i bagnini, non ci sono. Se andiamo invece dall'altro lato, l'area che viene definito Fossa dei Serpenti e che è utilizzato da numerosissimi bagnanti sia di Aci Castello ma anche da tanti turisti. Tra le altre cose, come si vede dal cartello, è proprio chiuso perché c'è il pericolo di caduta massi. Ma è un controsenso, perché proprio qui, vedete, ci sono i bagnini. È 20 anni che c'è queste transenne qui, che dopo è un controsenso che mettono i bagnini e i bagnanti che vanno giù a fare i bagni e tutta questa roba qui. Ma il sindaco non fa niente, anche per migliorare per i cittadini, per anche il turismo, tutte queste cose qui. Non lo so io. È un controsenso che hanno la rete che mettono per il matrimonio di sopra e di qua che ci sono la caduta massa. Allora, se c'è caduta massa, ti prende provvedimenti. Perché non ci può stare una cosa se non c'è un'altra. Se c'è controsenso, se c'è il divieto, non ci devono stare i bagnini. Facciamo un suggerimento all'amministrazione. Non sono buttati via, secondo me, perché la gente vede le transenne, magari non scendono. Noi, va bene, per terra ti scendiamo lo stesso, perché io faccio 1500 km per venire qui. Pago le mie belle tasse, belle care. Che arriva la spazzatura a non finire, io utilizzo la casa una volta all'anno, mi arrivano 300 euro di un buco di casa, scusi Però ma che suggerimento vorrebbe dare all'amministrazione riguardo a questo problema? No, ma qui penso che sarà già una partita persa in partenza, perché io ripeto, da 45 anni che sono andata via, ritorno tutti gli anni, ma è così sempre, cambiano gestore, cambiano sindaci, ma la menata è sempre quella, scusate la frase. È entrato da questo accesso al mare, però in realtà non lo potrebbe fare. No. Come si spiega questa cosa? Là ci sono i bagnini eppure qua c'è il divieto. Non lo so, io ho visto quando sono arrivato qui la prima volta, perché erano anni che non venivo, ho trovato che qui c'era il cartello che non bisognava scendere perché era pericolo e tutti scendevano. Allora ho seguito tutti gli altri. Un bel giorno mi sono trovato il salvataggio lì e allora sono andato da loro e ho detto: spiegatemi una cosa, c'è il divieto di balneazione, voi siete qui per salvare chi fa il bagno, io non dovrei trovarmi qua, com'è questa cosa qua? Un mistero? Un mistero, qualcuno dovrebbe dare una risposta, ma non penso che sia io. Controsensi che sono stati espressi dalle persone che abbiamo intervistato, un altro è proprio qui accanto a me, una transenna da quest'altro ingresso agli scogli.
Intanto, in attesa di risposte più precise da parte delle istituzioni competenti, invitiamo i bagnanti a rispettare i segnali, sperando che al più presto possibile ci si possa riappropriare di questo bellissimo scorcio marittimo. E se i bagnini cercano di rendere più sicure le nostre coste, i vigili urbani cercano di mantenere un maggior ordine per le vie del paese, sempre più affollate durante questo periodo estivo. A tal proposito, dalla scorsa settimana fino al 30 settembre sono stati assunti con contratto a tempo determinato dei nuovi vigili urbani. Ce ne parla Salvo Russo. Controllo del territorio, maggiore sicurezza e rispetto delle regole, con un'attenzione particolare al nodo traffico nei mesi più caldi dell'anno. Sono i punti fermi individuati dall'amministrazione comunale castellese che anche quest'anno, da fine luglio a tutto settembre, integrerà di 6 unità l'esiguo numero di agenti in organico al Corpo Municipale dei Vigili Urbani. I nuovi agenti, classificatisi nei primi posti dell'apposita graduatoria, dopo una selezione pubblica per soli titoli, daranno un apporto significativo nell'espletamento dei servizi di polizia municipale coordinati dal comandante Francesco D'Arrigo, essenziali alla comunità castellese, specie nella stagione estiva, quando il litorale dei Ciclopi, meta preferita di turisti e vacanzieri, moltiplica il numero di presenze e con esse anche le esigenze in termini di controllo del territorio, rispetto delle regole e viabilità diventano prioritarie. Più sicurezza è quanto auspica il sindaco Filippo Drago, che si appella al senso civico di cittadini e visitatori al fine di garantire un buono standard di vivibilità, soprattutto in termini di pulizia, nel conferimento dei rifiuti, nel rispetto per le attività commerciali dell'orario di chiusura, nel contrasto ad ogni forma di abusivismo e naturalmente ai problemi legati alla viabilità. Finalmente con un po' di ritardo rispetto allo scorso anno, ma 6 giovani, 10 castello, perché noi abbiamo inteso nell'ambito del concorso per soli titoli restringerlo alla nostra cittadinanza. La cosa importante è che la graduatoria quest'anno è andata molto giù, vuol dire che almeno 6-7 di questi giovani hanno trovato lavoro. Gli stessi che prenderanno servizio fortunatamente sosterranno il corpo dei vigili urbani, ridotto ormai veramente al lumicino, sono 8 unità, 8-9 disponibili ogni giorno per il comando, con le quali potremo finalmente potenziare tutte quelle attività di controllo del territorio. I vigili in servizio già dallo scorso weekend, oltre a regolare il traffico in entrata lungo le vie d'accesso al litorale castellese da Cannizzaro ad Aci Trezza, verranno impiegati nel contrasto alla sosta selvaggia, malvezzo di tanti automobilisti che, incuranti delle esigenze altrui, creano non pochi disagi alla già caotica circolazione, come accaduto la settimana scorsa in via Re Martino, ostruita alla linea urbana da un'auto in sosta con ingorgo e blocco viario finale. Un episodio singolo ma non isolato purtroppo, che i cittadini castellesi, con l'ausilio dei vigili urbani, sperano di debellare affinché quest'estate che si annuncia calda non diventi torrida. E nella serata di venerdì 25 si è svolto in Piazza Castello il tour promozionale estivo dell'esercito italiano della provincia di Catania, giunto quest'anno alla 9ª edizione. Alcuni giovani caporali dell'esercito si sono avvicinati ai giovani italiani per informarli sulle opportunità di lavoro che l'esercito italiano offre. Sentiamo Orietta Musumeci. A proposito di opportunità lavorative e di ricerca di un'occupazione, il 25 luglio all'ombra del Castello Normanno, dalle 19 alle 23, giovani militari delle forze armate mimetiche ed uniforme ordinaria hanno incontrato i giovani di Aci Castello, all'insegna della massima informalità per dare tutte le informazioni in materia di arruolamento nell'esercito. Questa 9ª edizione del tour promozionale dell'esercito italiano inizia ad Aci Castello e prosegue nella provincia di Catania per esporre tutte le opportunità che l'esercito italiano offre. Le tappe catanesi del tour saranno 4, oltre a Aci Castello il solarium di Piazza Europa, la spiaggia della Playa ed infine ad Aci Trezza per concludere sul lungomare il 5 settembre. I giovani volontari daranno tutte le informazioni in materia di arruolamento nell'esercito. Fino al 5 agosto infatti si può
ancora fare domanda e sono disponibili 1500 posti di volontari a ferma prefissata. Un'esperienza per passare un anno con le stellette, fortemente formativa, con uno stipendio di circa 900 euro al mese e il futuro accesso alle carriere sia nelle forze armate che nelle forze dell'ordine, a coordinamento militare e civile. La Piazza Castello è una scelta consolidata perché siamo ospiti di questa splendida piazza da tanti anni. È un posto che attrae tanti giovani, non solo castellesi ma di tutto l'Interland, ed è il nostro target di riferimento. Abbiamo sempre avuto uno splendido rapporto con l'amministrazione comunale che ci ospita con grande affetto. L'esercito italiano offre opportunità a tutti i livelli. Essendo una struttura piramidale esiste la possibilità di entrare a ogni grado della piramide. Naturalmente la base è quella che ha un numero di posti più ampio e quindi nella quale è un po' più facile trovare collocazione. È possibile entrare già da ufficiali o con il concorso in accademia o con il concorso per ufficiali specialisti, però i posti sono molto ridotti. In questo momento abbiamo ancora a disposizione 1500 posti per i giovani che vogliono scommettersi in questo mestiere. È un anno al servizio del paese, ma è anche un anno al servizio di se stessi, perché si fa carriera, si maturano delle scelte e delle consapevolezze, si guadagnano anche soldi e si inizia a costruire una posizione previdenziale. In più, tutti i concorsi ormai che comportino l'uso di una divisa, quindi carabinieri, polizia, guardia di finanza, esercito, sono riservati ai nostri giovani, cioè a chi abbia fatto almeno un anno di vita militare, e quindi è un'opportunità importante per i ragazzi. E sempre la Piazza Castello, nella serata di sabato 26, ha fatto da cornice all'evento Ballando sotto il Castello, organizzato dalla Butterfly Dance e giunto quest'anno alla 10ª edizione. Tra i partecipanti anche Enrico Brancato e Alessio Sciacca. E i Brigantini, gli A Cappella Swing e i Piscarias, ritornati tra l'altro ad esibirsi dopo 31 anni di assenza, sono stati alcuni dei tanti protagonisti che si sono esibiti sul palco della Pineta di Nicolosi nella serata di mercoledì 23 per l'evento Hey Man dedicato ad Aldo Mazzarino. C'è andata per noi Marianna Puglisi. Hey Man significa ciao amico. Ma nella memoria di chi lo conosceva, Aldo Mazzarino ancora vive. Amen è il nome dell'evento che il 23 luglio ha illuminato la Pineta Montirossi di Nicolosi per ricordare Aldo Mazzarino, famoso bluesman catanese, esponente del celebre negozio di strumenti che ha rifornito i più importanti artisti della provincia e luogo di incontro per musicisti del simpaticissimo eschetto Man. La serata è iniziata alle 21.30 e si è protratta fino a notte fonda, avvicendando sul palco nomi illustri come i Brigantini, i Piscarias Alfredo Longo, i Deep South, i Cappella Swing, i Rumba Clave Orchestra e Much More, tutti riuniti sotto il nome del ricordo di un caro amico. All'organizzazione e alla presentazione sul palco ci ha pensato Antonio Ferlito dei Brigantini, che ha preferito lasciare il pubblico libero di donare un'offerta piuttosto che costringerlo a pagare un biglietto. E il suo riscontro in quanto a numeri e calore non si è lasciato attendere. Aldo, un caro amico, una persona straordinaria, lo ricordo con tanto ma tanto affetto e molta emozione. Lui mi ha venduto un sacco di strumenti musicali quando lavorava in un negozio famoso a Catania. Niente, è con noi stasera e quindi suoniamo insieme a lui. Più di questo non si può dire. La sua scomparsa troppo repentina e violenta non ci ha fatto tanto piacere. E quindi lo ricordiamo veramente battendoci, facendoci battere veramente il cuore. Due parole in memoria di Aldo Mazzarino. Beh, chiaramente un amico di tutti i musicisti di Catania. Io posso dire che stasera suono una chitarra che mi ha riparato lui 2 anni fa. Sarà una coincidenza. La mia chitarra porta l'anima del nostro amico Aldo. Dopo 30 anni di nuovo sul palco, emozioni, impressioni.
Beh, insieme, noi siamo sempre sul palco con altra gente, con altre situazioni, ma insieme è come se aprissimo il nostro cassetto con tutti i nostri giocattoli, le cose quelle nostre, e siamo ancora amici. La nostra popolarità anche postuma, vedi internet, vedi la globalizzazione. Non ha mai coinciso con un riscontro economico, quindi abbiamo deciso 30 anni fa, è stata una goliardata e basta, va bene così. Cosa rappresenta per te Aldo Mazzarino? Aldo, non solo per me ma per molti, è stato un punto di riferimento. Ha aiutato tantissimi musicisti a iniziare materialmente ad avere uno strumento, perché spesso andava a prendere la chitarra, il basso, e ti diceva: Ciccio, quando hai soldi poi me li porti. Cioè Aldo non faceva segni postatati, non faceva finanziari, Aldo era sulla parola. Tu andavi da Aldo, portatela poi me la paghi. E non solo con me, l'ha fatto con tutti a Catania, perciò ha dato tanto alla musica catanese, oltre al fatto che era anche un caro amico col quale abbiamo condiviso momenti molto significativi. Ok, grazie. Due parole sul nuovo album. Ma guarda, il nuovo album è un nuovo album pensato già da tanto tempo, infatti ci sono brani nuovissimi, ma ci sono anche brani che hanno fatto parte del nostro passato e che adesso finalmente siamo riusciti a mettere all'interno del disco. Si intitola No Brigantini, No Party ed è un'intimidazione a tutti quelli che utilizzano la lista per far entrare le persone all'interno di un locale, che invece meriterebbero di andarsi a divertire pur pagando e non possono entrare nei locali perché c'è la lista. Ma e invece noi siamo contro questo, lottiamo attraverso un CD che vuole essere un bel modo per fare musica insieme e per riproporre finalmente qualcosa di nuovo, qualcosa di nostro, Brigantini. Potete dire per il pubblico di TV Aci Castello la filastrocca finale di Non dirimi inchiati? Dai, se me la ricordo. Dai. Una parte. Si fotte una bottiglia, la mette palappa, shampoo, poro d'acqua, la sua sera con dei gatti, appunta panni paglia, pette nei piedi news, identifici per scancolati, per il ciclo di un giuro, paglia non broro, bandi grida, puppette caneglia, io signora sua figlia, vuoi sentire in America? Ci abbiamo l'ombrello di Laino, questa sarà il scingomè! Ed era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per aver scelto l'informazione di TG Aci Castello e vi ricordiamo che potrete rivedere questa edizione cliccando nella sezione Archivio TG del sito www.tvacicastello.it. Grazie per l'attenzione, arrivederci.